il mio fidato stendino di sempre, ovvero videogiochi per passione, ha sempre un sacco di cose carine. E qui avevo visto che c'era una volta la collection di Ace Attorney e purtroppo me la sono lasciata scappare, quindi dubito che la troverò. Però noi diamo un'occhiata, perché non fa mai male guardare quello che c'è. C'è il mio... Speriamo, non lo vedo, però c'è un sacco di roba carina. Questo, raga, Fatal Frame. Fatal Frame non mi fa caccare. Vediamo cosa c'hanno qui: Yu-Gi-Oh, Mario Kart, quello mi interessava, però al momento ho altri obiettivi. Non lo vedo, No Man's Sky, Axolotl, Castlevania, Final Fantasy. No, mi sa che quello mi attacca al cazzo, non lo troverò più. Raga, il muro di Funko Pop, c'è quello. Però costa un sacco. Tra l'altro ho visto che ci sono Asterix Obelix e io ho preso a 120 la coppia. Che culo. Vediamo se qui c'hanno quello che mi manca di Yu-Gi-Oh! Però penso che devo sentire all'interno, perché qui di fuori perlomeno non li vedo. C'è Barba Bianca, andiamo a sentire. Papa, ti prego, i mostri degli ormoni. Ma 80 euro l'uno, al momento non posso permettermeli, peccato, erano bellini. Neanche il tempo di chiedere, sono tutte lì e non c'è. Peccato. Queste erano un fottio, ma sono bellissime le figure di Monster Hunter. Raga, ci sono quelle di Monster Hunter, il leggiano non c'è, però c'è un ratalino rosso. Quello non mi ricordo come cacchio si chiama, quello lì. C'è quello argentato blu, c'è lo zinogre e c'è il Mizuzune, che odio con tutta me stessa, ma è bellissimo. Sono bellissime, sono stupendi. Ok, qui c'è il pane per i miei denti, ho trovato, a parte questo, se non l'avete giocato c'è il video sul canale. Devil May Cry 5 per la 4 a 20 euro e quello per la 5 a 30 euro non è malissimo. Ci sto facendo un pensierino, non c'è il 4, perlomeno non lo vedo, ce n'è un altro, prima è la Deluxe Edition. Devo guardarci bene, ma non mi sembra di vederlo. C'è Diablo, Dead Light. Peccato, perché se c'era anche il 4 era top. E qua c'è un altro... Cosa mi hai fatto vedere che non... Ah, c'ho il riflesso proprio sopra. Ninja, i Darksider, bellissimi. Curato online. Poi abbiamo più roba. Che è Mixbox, ma... Oh, che belli, raga! Dragon Quest! Super Mario World! Star Fox! No, raga, c'è da... No, niente. Io mi fermo qui per tutta la fiera, non mi muovo più, perché ho trovato il mio mondo. Qui c'è Monster Hunter, ci sono tutti i Layton, che ce li ho tutti. Ho visto Soul Silver e Gold ce l'hanno anche nella versione così a 200 euro. Questo è 120 euro, però non riesco a capire cosa... Ah, non c'è il Poké Walker, ok. E là dietro ho visto un Silent Hill, raga. Non è male. Adesso do un'occhiata a quelli per Switch. Non penso che troverò i Saturni. Non penso proprio, era una limite, tra l'altro neanche uscita da noi. No, per Switch bene o male sono tutti quelli classici. Altro stendino di videogiochi, sto dando un'occhiata se ci può essere qualcosa di interessante. C'è Dead by Daylight, che non è malissimo, e ho visto quello.
con le carte del Gwent, quindi quasi quasi. C'è Abzu, molto molto carino. Ci sono delle belle rovine qui. Dragon Quest Builder. Raga, c'è la Metal Slug Anthology a 99 euro, mannaggia. C'è anche OT2 che mi manca, che è qua su, per 60 euro, perché io ho l'1 e il Final Battle. Però Devil May Cry 4 non lo vedo, non lo vedo proprio. Non c'è la tua. Vuoi fare la foto? Preso un paio di onigiri al tonno, in teoria dovrebbe essere spicy mayo, però cosa hai le patatine per provare, che sono quelle dolci? Non so che salsa sia e non so come fare. Sono molliccio le patate, sono fritte. Però avevo fame, quindi piccolo snackino delle 4:30. Fiera finita, adesso in teoria andiamo a mangiare, ci abbiamo sulla via del ritorno, però c'è un sacco di fila al casello, quindi penso che ne faremo un paio fuori. Sarà divertente uscire dalla fiera. Ho fatto un altro paio di acquisti, ma ve lo farò vedere in un video a parte qui negli shorts di YouTube o su Instagram o anche su TikTok, perché comunque ho trovato una cosa carina che non mi aspettavo ci fosse, perché avevo controllato ed effettivamente, appunto, dalle clip che avete visto, che ho registrato con il telefono, perché dai, mi sembrava brutto registrare con la Lumix, effettivamente non l'avevo visto. Quindi la fiera di per sé è molto molto carina, ma ha sorpreso. Erano 2 anni fa, sono andata a Modena e sono rimasta molto colpita. Mi dispiace di non aver trovato la lita, e a questo punto penso proprio che la comprerò online, perché non ho più voglia di mettermi a setacciare la fiera, ogni stand andare a chiedere della lita, dove molti mi dicevano solamente: ah, se c'è ce l'ho nel raccoglitore X, devi guardarci. Cioè, te l'ho chiesto proprio per evitare di sfogliare 5 raccoglitori, però va bene. Quindi faccio prima a comprarla direttamente online per completare il quadretto di Grovelight, ecco, perché comunque anche di quel set lì non c'era tanto in giro. Sono stata contenta per quanto riguarda il lato videogiochi, perché appunto ce n'erano tanti e alcuni li avevo anche persi per appunto la ricerca senza... cioè, la ricerca frettolosa per appunto accaparrarmi la lita, e sono rimasta contenta, molto molto contenta. Infatti ho portato a casa poche robine, perché sono poche, però... Quindi adesso andiamo a recuperare la nostra combricola di avventura che ci hanno lasciato praticamente indietro. Andremo a mangiare una pizzetta e ci vediamo in un prossimo video, dove vi farò vedere appunto gli acquisti di questa fiera, dove metterò anche insieme gli acquisti del San Marino Comics, per chi se lo fosse perso, che li ho messi direttamente nel vlog, così da fare un video unico, perché comunque ho fatto pochi acquisti lì e pochi acquisti qui. E io, raga, come sempre, se i miei video vi piacciono, vi invito a iscrivervi al canale, di seguirmi su tutti gli altri social che trovate tranquillamente nelle descrizioni qui sotto. E fatemi sapere se voi eravate in fiera, se vi è piaciuta, cosa avete acquistato, perché sono stracuriosa appunto dei vostri acquistini. E noi ci vediamo in un prossimo video, dove sto lavorando per rimettere a posto la mia postazione classica, per portarvi appunto i cosa ne penso come una volta, perché mi state chiedendo appunto di parlarvi dei giochi che sono usciti ultimamente e ho perso il filo del discorso. E mi raccomando, lasciate un mi piace e condividete. Io appunto vi saluto qui, vi ringrazio per aver visto questo vlog fino a qui e ci vediamo in un prossimo video. Video, prossima fiera, su Instagram, sui vari social praticamente, e vi auguro un buon gaming e Digimoni passecchio.